Ore 19:08, buonasera, benvenuti all'Abruzzo del Pallone, puntata numero 2, il format dedicato alle gare della domenica pomeriggio. Oggi è stata una giornata particolare per la nostra regione perché con la Serie A ferma la domenica è diventata giornata di Serie B. Abbiamo seguito nel pomeriggio le due partite durante diretta stadio, sia il pareggio del Pescara a Terni contro la Ternana in rimonta 1-1, sia la bella vittoria della Virtus Lanciano per 2-0 in casa contro il Modena. Ieri purtroppo le abruzzesi invece di Lega Pro nel girone B insomma non è che se la siano cavata granché, sconfitta sia per l'Aquila ad Ascoli che per il Teramo in casa contro il Grosseto. Oggi poi è stata anche giornata di Serie D e poi vi mostreremo non solo i servizi filmati delle partite delle abruzzesi, ma apriremo anche qualche finestra su quanto accaduto anche nelle altre regioni. Ritorna il format l'Abruzzo del Pallone, come vedete stesso orario, ore 19, minuto più minuto meno, andremo avanti fino alle 20:30. La particolarità di quest'anno è che insomma ci sarà una staffetta tra me e Paolo Renzetti in maniera alternata, ci vedrete una domenica io, una domenica il collega proprio Paolo Renzetti. Io do il benvenuto agli ospiti di questa sera e saluto, li ringrazio per aver accettato il nostro invito. Con loro parleremo di quanto accaduto oggi ma anche ieri. Saluto e ringrazio il mister Francesco Giorgini. Buonasera mister. Buonasera. Non a caso una presenza non casuale perché insomma lui ha allenato sia il Pescara che la Ternana, insomma faremo con lui una disamina di questa giornata di Serie B e che ha riguardato i biancazzurri ma non solo. E poi per parlare di Serie B ma anche e soprattutto di Lega Pro e del Teramo saluto la collega del Messaggero Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera, buonasera. Mi aspettavo quella clip, però non c'è. Tra un po', no. Tra un po' vedremo, analizzeremo tutto quanto è successo. Cominciamo però subito con i numeri, innanzitutto con quello di SMS, con cui potrete interagire con noi, il solito, il classico, che oramai alcuni di voi conoscono magari anche a memoria, 392-623-7060, se avete delle considerazioni da fare, delle domande per i nostri ospiti, ovviamente scriveteci, noi cercheremo di rispondere a tutti quelli che ci scrivono. Di solito la domenica sono davvero tantissimi. Tolto il numero degli SMS che tra un po' vedrete in sovraimpressione, ringrazio regia Maurizio Da Qui, al coordinamento Andrea Costantini. Partiamo con i numeri invece della giornata odierna del campionato di Serie B. Era la seconda giornata, il classico spezzatino iniziato ieri che si concluderà con il posticipo delle 20:30 del San Nicola di Bari, dove saranno impegnati il Bari di Papà Resta contro il Perugia del pescarese Andrea Camplone. Ieri il Latina aveva aperto le danze vincendo 1-0 contro il Crotone, gol dell'ex biancoazzurro Ferdinando Sforzini, che dunque bagna il suo arrivo in terra pontina subito con un gol. In serata invece, sempre di ieri, la vittoria esterna del Livorno per una rete a 0. In questo caso invece un altro ex pescarese, Aniello Cutolo, aveva fallito il rigore nel primo tempo per il Livorno. I risultati di oggi: Bologna Virtus Entella 1-1, al terzo minuto vanno in vantaggio i piemontesi con il gol di un altro, l'ennesimo ex biancoazzurro Marco Sansovini, ne ha ripresa il pari al 54esimo di Caccia. Carpi Varese, la partita più scoppiettante della giornata, finisce 4-2, Varese in gol con Petkovic, il pari del Carpi con Bakogu, ancora Varese con Neto e poi si scatena il Carpi con Poli al 56esimo, Gagliolo al 58esimo e Lollo al minuto 66. 3-1 del Cittadella sull'Avellino, vittoria in rimonta per i veneti che erano andati sotto con il rigore di Gigi Castaldo per l'Avellino. Poi Pelliz sgrigna e nella ripresa Gerardi, i tre gol della formazione di Foscarini. Spezia Frosinone finita 2-1, gol vantaggio spezzino sempre dagli 11 metri con Giulio Ebago al settimo minuto, il pareggio di un abruzzese sempre dagli 11 metri, Daniel Ciofani e poi Ciulina, gran gol, quello che consegna la vittoria allo Spezia. Come detto, Ternana Pescara 1-1, vantaggio della Ternana nel primo tempo con Ceravolo, ma Marchiano l'errore, poi lo vedremo tra pochissimo, l'errore di Pesoli in chiusura, il Pescara
impatta nella ripresa con una punizione capolavoro di Cristian Pasquato, scuola Juventus. Trapani Vicenza 2-1 al provinciale, il gol del Trapani con Terlizzi per l'1-0, poi il pari di Cocco, infine il gol di un altro difensore del Trapani, Pagliarulo, con il Trapani che giocava in inferiorità numerica proprio per l'espulsione di Terlizzi. La Virtus Lanciano batte 2-0 nettamente il Modena, gol di Leonardo Gatto nel primo tempo, in avvio di ripresa il raddoppio di Mamigno, Baba Tiam. In questo momento sono in campo e ci troviamo al minuto 52, Provercelli e Catania con gli Etnei che sono in vantaggio per 1-0, gol di Martigno al 33esimo, con la Provercelli ridotta in inferiorità numerica dalla mezz'ora per l'espulsione di Francesco Cosenza. Poi abbiamo visto, insomma, che questa sera alle 20:30, quando chiuderemo la nostra trasmissione, sarà il fischio d'inizio invece di Bari Perugia. Vediamo la classifica, intanto vedete in sovraimpressione proprio il vantaggio del Catania, abbiamo detto, al 33esimo gol di Martigno. Serie B, classifica ancora abbastanza scolastica, non c'è ancora nessuna squadra a punteggio pieno, ci sono delle squadre che devono recuperare, tipo il Vicenza che è stato ammesso in corso d'opera, e il Latina stesso discorso, però la leggiamo comunque. Virtus Lanciano, Carpi, Cittadella, Ternana, Catania, Livorno e Trapani 4 punti, a 3 punti Bari, Perugia, Latina, Spezia, Frosinone e Avellino, Pescara e Varese 2 punti, 2 pareggi dunque per la squadra di Marco Baroni, un punto per il Bologna, e questa è un po' una sorpresa. Virtus, Entella e Modena ancora ferme al palo, Vicenza, Provercelli, Brescia e Crotone. Però, come detto, le squadre contrassegnate da un asterisco, Latina e Vicenza devono recuperare la prima giornata di campionato, mentre Bari e Perugia devono giocare il posticipo di questa sera. Andiamo in Lega Pro. Ovviamente girone B della divisione, della terza divisione nazionale. Anche qui uno spezzatino lunghissimo, perché l'Ascoli batte l'Aquila ieri 2-1, partita iniziata alle ore 16, Carrarese Pistoiese 3-3, Gubbio Lucchese, se non erro sono ancora in campo, partita iniziata alle 18, doppio vantaggio dei rossoneri toscani sul Gubbio. Domani ci sarà il Mannucci di Pontedera, Pontedera San Marino, nel pomeriggio Prato Tutto Cuoio 1-4, Propriacenza Forlì 3-0, vittoria rimonta della Reggiana sull'Ancona 2-1. Oggi praticamente a colazione Sant'Arcangelo-Pisa, erano le ore 11, finita 1-1, Savona-Spal 3-1, continua il momento no della Spal, sempre ieri, ma alle ore 14:30 era sceso in campo il Teramo, che purtroppo è stato sconfitto dal Grosseto per 1-3. Vediamo anche qui la classifica, ovviamente anche qui parziale, considerando in questo momento la vittoria della Lucchese, a punteggio pieno Propiacenza e Ascoli Picchio 6 punti, Tutto Cuoio, Pisa, Savona e Lucchese 4, ma la Lucchese ancora in campo, Pontedera, Grosseto, Reggiana e Forlì 3 punti, Carrarese, Sant'Arcangelo 2 punti, San Marino, Pistoiese, Ancona, L'Aquila, Gubbio e Prato 1 punto, chiudono a 0 Teramo e Spal. Serie di girone F, e poi cominciamo con le immagini. Fano Castelfidardo 0-0, qui invece era la prima giornata di campionato. La Miternina batte 2-0 la Vispesaro con i gol di Torbidone e Terriaca. Perde in casa al Piccone di Celano il Celano contro la Maceratese, stesso punteggio 0-2, Civitanovese Matelica 1-0. Questo è il risultato forse più a sorpresa della giornata. Il Matelica, squadra costruita assolutamente per vincere questo campionato. Pari senza reti per il San Nicolò di Massimo Epifani, 0-0 al Recchioni di Fermo. Il Giulianova vince contro la Recanatese in rimonta 2-1, Jesina Campobasso 1-1, clamoroso quello che accade al Civitelle di Agnone, dove l'Agnonese in vantaggio 3-0 e con un uomo in più si fa rimontare 3-3 dalla San Benedettese al Cannarsa di Termoli, altro pareggio ad occhiali tra il Termoli e il Chieti. Rapidamente la classifica, qui invece è tutto molto semplice perché le giornate, la giornata giocata è solo una. Miternina, Maceratese, Giulianova, cioè le squadre che hanno vinto 3 punti, a un punto Agnonese, San Benedettese, Jesina, Campobasso, Fano, Castelfidardo, Fermana, San Nicolò, Termoli e Chieti 1 punto, a 0 le squadre che hanno perso, Recanatese, Matelica, Vispesaro e Celano. Tra pochissimo il servizio di Ternana Pescara, però intanto torniamo sui numeri. Io voglio un primo commento dal mister Francesco Giorgini, come abbiamo detto in fase di presentazione, insomma è un doppio ex, mister, questo Pescara, secondo pareggio consecutivo, oggi meglio nella ripresa, primo tempo impattato non benissimo, però a Terni un pareggio ci può anche stare. Io penso che un pareggio sul campo della Ternana sia un pareggio molto importante, perché la Ternana
secondo me è un'ottima squadra di B, l'ha dimostrato anche l'anno scorso, anche se quest'anno non c'è più Antenucci, che penso che era il più forte giocatore della Serie B. Però, ed è andato a Leeds. Sì, ma per me è un giocatore che meritava la Serie A, perché un ragazzo che ogni anno in B fa 20-24 gol meritava sicuramente la Serie A. E quindi per me il risultato del Pescara a Terni è stato un buon risultato. Ania, so che sei curiosa di vedere la punizione di Pasquato, forse già l'avrei vista, però parliamo un po' di questa vittoria anche della Virtus Lanciano. Dopo il pareggio di Catania, una vittoria invece che fa salire la squadra di Roberto D'Aversa a 4 punti, insomma sfata il tabù Modena con cui non aveva mai vinto da quando era in Serie B. Vittoria convincente. Esatto. Lanciano, forse è anche presto per dirlo, però zitto zitto 4-4 secondo me anche quest'anno farà il suo campionato. Ha il vantaggio di giocare senza pressione, cosa che non può accadere a Pescara perché è una piazza diversa. Comunque si sa che quando si arriva lì a Pescara bisogna vincere, e il Pescara non fa neanche mistero di voler tornare in massima serie. Il Lanciano è diverso, si vive in maniera diversa, comunque la pressione è molto minore, si vuole mantenere la categoria. Oggi c'è stato l'impatto che D'Aversa cercava dai suoi in partita, prima con Gatto e poi con Tiam, e quindi di conseguenza sono i primi 3 punti che tra l'altro poi mettono il Lanciano anche in testa alla classifica per adesso. Quindi. Assolutamente. Allora io direi una cosa, se ancora non è pronto il servizio. Ah, è pronto il servizio. Allora ci trasferiamo subito al Libero Liberati di Terni con Enrico Rocchi che ci racconta Ternana-Pescara 1-1. Il Pescara Terni dà continuità ai suoi risultati. Dopo la buona prestazione con il Trapani, al Liberati arriva anche il primo punto in trasferta. Sotto di un gol, per quella ingenuità del difensore Pesoli, la squadra di Baroni non si è scomposta ed è riuscita a riequilibrare le sorti del confronto con questa giocata di Pasquato. Un punto meritato che mette in evidenza comunque l'ardore di una squadra che è venuta qui a Terni senza speculare, provando ad attaccare anche fino alla fine, e sarà questo il refrain di tutto il campionato, perché Baroni chiede ai suoi attenzione nelle retrovie con un sistematico fuorigioco attuato anche in posizione molto più avanzata, ma chiede soprattutto una fase propositiva che ha portato oggi a poche occasioni da gol. C'è stata anche la rete annullata giustamente a Maniero, ma che è riuscita a concretizzarsi con il capolavoro di Pasquato. Pasquato è uno specialista sui calci di punizione, era arrivato a Pescara soltanto da pochi giorni, si è messo in luce in campo, ma si è messo in luce soprattutto con questa punizione. Molte le note positive anche sui singoli, ad iniziare, a mio modesto parere, dall'entrata di Salamon, un giocatore che nel secondo tempo ha comandato subito il reparto difensivo con degli interventi di assoluta brillantezza. Salamon è un giocatore che ha avuto esperienze anche importanti, ma si è calato subito nella realtà di Pescara con molta umiltà, così come con molta umiltà è entrato Guana nel corso della ripresa. Baroni sappiamo tutti che ha una rosa molto ampia, ha la possibilità di scegliere perché il campionato di Serie B è lungo, e questa rosa abbondante probabilmente servirà, perché oggi ci sono stati tanti ammoniti, è infortunato Caprari e ha giocato Pasquato. Certo, la squadra non ha avuto un rendimento costante per gli interi 90 minuti, ma è importante in questi momenti dare sia ossigeno alla classifica, sia ossigeno alle prestazioni, e questa è una squadra che sta puntando ad entrambe le cose, non può lasciare terreno nella classifica generale, vuole però aumentare il suo tasso tecnico e tattico. Barone avrà una settimana in più a disposizione per conoscere i nuovi e poi ovviamente stabilirà dei valori di priorità, anche se in questa rosa quasi tutti sono titolari. E poi pareggiare a Terni non è facile per nessuno, il Pescara ci è riuscito ed ora deve puntare alla prima vittoria casalinga venerdì sera contro il Bologna. Eh beh, non sarà facile venerdì sera contro il Bologna centrare la prima vittoria in campionato. Intanto due notazioni: pareggio della Provercelli, lo avete visto mentre andava il servizio, 1-1 contro il Catania, gol di Ettore Marchio. Ricordiamo, la Provercelli è anche in inferiorità numerica per espulsione al 30° di Francesco Cosenza. E poi una piccola precisazione sulla classifica di Lega Pro con i 2 punti di penalizzazione per la Pro Piacenza, poi magari lo vedremo, eccola qua, aggiornata
se non erro, tra un po' la vedremo, dovrebbe essere a 4 punti la propria Piacenza. A meno 2. Perché è partita con meno 8, 2 vittorie. Meno 2, meno 2. Va bene, tra un po' vedrete anche la classifica corretta. Mister, allora, io una cosa, tra un po' il tempo alla regia di puntarsi sul frame. Il gol subito dal Pescara, ecco. Pesoli è vero che veniva da un periodo di stop, si era fatto male proprio nel triangolare di Teramo, contro Teramo e San Nicolò. Certo che però da uno come Emanuele Pesoli non ci si aspetta un errore del genere. In quel caso un difensore centrale, magari giovane, può farla quella leggerezza. Adesso magari la studiamo anche col supporto delle immagini. Quando si prende gol sicuramente qualcuno sbaglia. Questo sì, poi però c'è errore ed errore, sì, nel lo senso. So, però può succedere, non è che se non sbaglia mai nessuno non si fa mai gol. Quindi è successo a lui, può darsi che la prossima volta ci sarà con più attenzione, però sono cose che nel calcio capita certe cose. Lo andiamo a vedere, perché in quel caso che cosa c'è? C'è stato probabilmente un fraintendimento tra difensori. Lo vorrei rivedere perché... Lo vediamo, il gol dell'1-0, eravamo al 38esimo del primo tempo. Eccolo qua, il lancio, se non erro, di Eramo. Pesoli è in vantaggio e poi Pesoli si arrabbia tantissimo con, non so con chi, però probabilmente con se stesso. No, forse vedendolo... Guarda, allora, parte in posizione regolare Ceravolo, infatti l'attaccante, se non erro, Avenatti, si ferma. Ma lui secondo me ha rallentato la corsa, non ha visto l'avversario, perché altrimenti non poteva intervenire e buttare la palla via, vedendolo da qui. Forse si aspettava una serie di cose, l'uscita di Fiorillo, non pensava ci fosse qualcuno alle sue spalle. Comunque il difensore è la prima cosa, il portiere non chiama la palla, deve spazzare la palla. Però magari l'avrebbe chiamata Fiorillo, forse non lo ha fatto. Quindi. Però mi risulta difficile immaginare che Fiorillo abbia chiamato la palla così attaccato alla porta. Sì. Non si trovava a metà strada in cui ci poteva essere magari il dubbio se Fiorillo avesse chiamato oppure no. Comunque io sinceramente, anche se il portiere lì chiama la palla, l'avrei rinviato sicuro, sì, da difensore. Dopo può pure succedere che... A proposito di nuovi arrivi, vediamo il gol del Pescara, perché Pasquato ha fatto davvero un grandissimo gol, e uno arrivato da poco, però un ragazzo che insomma nel corso della sua seppur breve carriera ha già dimostrato che questi numeri non sono una novità. Ma in squadra avere certi giocatori è una cosa importante, specialmente col calcio di adesso. Anche il Lanciano si chiama Mammarella, che è uno specialista. Io quando stavo nella Ternano c'avevo Rigoni, Marco Rigoni. Sì. Se sono giocatori che in certi momenti della partita ti possono risolvere la partita da soli, e quindi chi ce l'ha è meglio averle. L'importanza dei calci piazzati, poi ne parleremo ampiamente nel corso della trasmissione. Hai seguito un po', mister, il mercato del Pescara? Ti ha convinto? Cioè, squadra profondamente rinnovata rispetto all'anno scorso, in cui c'era forse qualche senatore che non aveva reso quanto ci si aspettava. Quest'anno probabilmente anche con l'avvento di Baroni l'età media si è un po' abbassata, sono arrivati i giovani di prospettiva. Ma è normale, avendo una squadra con giocatori di una certa esperienza, con una rosa molto vasta, per un allenatore diventa un problema. Perché spesso si dice meglio averne parecchi, però alla domenica dopo chi va in banchina è normale, non è contento nessuno. Anzi, addirittura in certe situazioni qualcuno dovrà andare pure in tribuna. Sì. E quindi in banchina secondo me un ragazzo, se entra, ti dà sicuramente qualcosa in più rispetto a uno solo per questo. Dopo, senso, uno dice spesso il gruppo tanto dipende sempre dai risultati. Se arrivano i risultati è bravo allenatore, è bravo il gruppo, società, quando invece qualche risultato non arriva, no, è normale che si può creare delle piccole cose che succedono poi in tutti i posti. Certo. Non è solo a Pescara. L'innesto di Roberto Guana a centrocampo, che va un po' in controtendenza rispetto al discorso che abbiamo fatto adesso, uomo d'esperienza, ecco, che può essere probabilmente anche il leader della mediana del Pescara. Ma io penso in una squadra di calcio, a parte la squadra come organizzazione di gioco, che sia molto importante un giocatore con un certo spessore.
Io dico che, stavo dicendo prima che con la signorina parlavo, che il Lanciano, secondo me, a parte la differenza di, come diceva lei, giustamente di pressione tra Pescara e Lanciano, la responsabilità Pescara è maggiore sicuramente, certo, sia per un allenatore. Per Lanciano, a parte il discorso societario, benissimo, sta facendo la campagna acquisti, benissimo, però affinché ci sarà questi giocatori tipo Mammarella, Turchi, quei 4-5 giocatori importanti tengono uniti in un mosaico, chi arriva si deve adeguare. E io penso che questo giocatore qua, che è arrivato adesso a Pescara, può, sicuramente sarà, se l'allenatore l'ha voluto, sarà un giocatore che può, sarà utile sicuramente alla squadra. Intanto, a dispetto insomma dell'estate freddissima qui dentro lo studio, mi sto liquefacendo. Allora, però, ci andiamo ad ascoltare dopo la partita l'intervista del nostro Alfredo Giovannozzi proprio al tecnico del Pescara, Marco Baroni. Ascoltate cosa dice. Baroni, è un pareggio questo che ha un sapore diverso rispetto a quello di una settimana fa, oppure no? Sono due partite diverse, perché nella scorsa settimana credo che Pescara meritava sicuramente la vittoria per quello che erano stati fatti in campo, per le occasioni che avevamo avuto. Oggi era una partita difficile, ma lo sapevamo. Noi ci siamo presentati a questa gara con grande difficoltà, tra giocatori che erano in nazionale, chi è arrivato martedì, mercoledì, alcuni giocatori che ancora non hanno una condizione ottimale, quindi sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà. Devo dire che siamo stati anche bravi a rimettere in piedi la partita, anche a rimanere in gara, e quindi prendiamo questo pareggio in un campo difficile, però c'è da lavorare. Il Pescara di inizio del secondo tempo è apparso molto più spigliato e molto più volitivo rispetto al primo. Cosa è successo negli spogliatoi? Ha alzato la voce per caso? Ho alzato la voce, abbiamo iniziato la partita con un atteggiamento sbagliato, però devo dire che ci possono essere tanti fattori in questo momento che possono influire in qualche battuta di arresto, no? Dal punto di vista anche dell'atteggiamento, dell'intraprendenza, no? Perché c'era un po' di paura nel giocare la palla, cosa un po' strana per questa squadra, però siamo in costruzione, lo sappiamo, la cosa importante ora è questo: noi dobbiamo essere bravi a gestire questo momento iniziale dove abbiamo completato la rosa, l'organico, siamo un gruppo nuovo, idee nuove di lavoro, e quindi c'è da tenere botta, ma poi sono convinto che questa squadra può fare molto bene. Sull'errore di Pesoli cosa ha pensato? No, ma Emanuele, a parte, non analizzo mai questi tipi di errore perché ci può stare. È un ragazzo che è arrivato, ha avuto un infortunio, è rientrato, infatti l'ho dovuto togliere per crampi, ha dato tutto quello che aveva. Diciamo che non siamo stati d'aiuto nel primo tempo perché qualche ragazzo che è stato inserito aveva bisogno di più compattezza, di più solidità da parte della squadra, e invece devo dire che il primo tempo, insomma, ci sono tante cose che non mi sono piaciute. E davanti forse dovevate fare qualcosa di più, no? Sì, ma era tutta la squadra che eravamo sempre lenti nella trasmissione della palla, spesso andavamo in orizzontale, poco in verticale, quindi ripeto, una settimana difficile, alla fine abbiamo credo preso anche un buon pareggio giocando un secondo tempo anche con più personalità. Cosa vuole di più dal suo Pescara? No, tantissimo, ma questo noi, ripeto, ci siamo evoluti strada facendo anche come organico. Venivamo da un'ottima partita fatta con il Chievo in casa, dove abbiamo comunque eliminato una squadra di Serie A. Abbiamo fatto, credo, sabato una partita difficile, trovare delle pecche sulla squadra se non un pochino più cattiveria davanti. Oggi sicuramente non è il Pescara che io volevo, ma
considerando le difficoltà che abbiamo avuto in settimana, va bene. Abbiamo dimostrato comunque, sì, abbiamo dimostrato carattere. Poi questa è una squadra che, anche per come eravamo noi partiti, ci ha messo in difficoltà su queste verticalizzazioni. Avenatti è un giocatore difficile da andare a prendere su queste palle messe dentro, spesso lui si decentrava dalla parte di Grillo, soffrivamo un po' questi lanci. Va bene il risultato. Va bene il risultato, dice Marco Baroni. Intanto a chi va benissimo il risultato per il momento è la Pro Vercelli, che in inferiorità numerica addirittura ribalta la situazione di punteggio contro il Catania, addirittura 2-1. Mister, quando c'è una squadra così nuova, un allenatore nuovo, dopo quanto, mi metto dalla parte del tifoso, dopo quanto è possibile dire ok, questa squadra adesso non ci sono più scuse nel dire siamo in costruzione, siamo... Quante giornate, quanti mesi? Ma sicuramente... Non mi dica 9 perché... No. Sicuramente un po' di tempo dovrà avere sicuramente. Anche perché bisogna vedere questi giocatori che sono arrivati se sono in condizione. Perché altrimenti ti possono fare bene la prima e la seconda partita e poi vanno in difficoltà e quindi... Che è un po' quello che il Pescara ha sofferto l'anno scorso con gente come Mascara, per esempio. Secondo me va inserito gradualmente, facendo riprendere la condizione, perché altrimenti dopo ne risentirà in seguito. Quindi giustamente, come diceva Baroni, adesso in questo momento deve avere un po' di pazienza. È normale, è importante anche la classifica, perché dopo diventa più difficile, però ci troviamo alla seconda giornata, certo, di campionato, quindi il campionato di B è molto lungo. Il momento che la squadra riesce a acquistare una condizione fisica, non dico quasi perfetta, però a un certo livello, penso che la squadra si esprimerà sicuramente meglio. Prima di andare a sentire, si direbbe in questi casi il man of the match, però in realtà la partita non l'ha risolta, l'ha solo pareggiata, Cristian Pasquato, ti faccio una domanda, mister, che ricordi hai di Terni, della Ternana? Ma io ti dico subito, io penso che a livello di società è una delle migliori società di B, come organizzazione o come tu. Io ho fatto quasi 3 anni, l'unica cosa che quando c'ero io a Terni era quel periodo che la città era proprio contro Longarini, e penso che noi venivamo contestati il sabato mattina quando vincevamo le partite. E quindi la dimostrazione, però non era rivolta verso la squadra, diciamo. Dopo cambiò società, no, cambiò sempre Longarini, però mise dentro altre persone, piano piano si è ricombattata. C'è una piccola frangia di tifosi, però alla fine Terni è una piazza importante, è una piazza che vive di calcio, l'Umbria, ma lo stesso Perugia. Sì, quindi, questa rivalità può essere un po' un pungolo per la Ternana, insomma, il fatto di avere il Perugia, di vedere come va la squadra di Campione. Lì c'è una grande rivalità, come in tutti i posti, come c'è Sammette Teasco. Sì, anche se Cosmi l'anno scorso, proprio qui a Pescara, più di una volta l'ha ricordata, insomma, lui perugino con i Ternani. Ma è normale, come sempre, in tutti i posti succede. Però, ecco, c'è rivalità. La Ternana ha una grande fortuna di avere, l'ho detto, finché ci sarà Longarini, penso che la Ternana farà sicuramente sempre degli ottimi campionati. Ecco, questo è il gol, eravamo sull'1-0, possiamo tornare un po' indietro per vedere l'inquadratura larga del gol annullato a Riccardo Maniero, con la Ternana in vantaggio per 1-0, perché è stato annullato, sono state anche le proteste dei giocatori del Pescara, anche se non particolarmente veementi, però in questo caso bisogna vedere, ecco, questa è l'azione. Maniero parte sicuramente al di là della linea dei difensori, bisogna vedere se è in linea con il pallone. Secondo te è fuori gioco? Si trova un po' più avanti. Si trova un po' più avanti, sei d'accordo? A vederlo da qui sembra, dopo. Non è la prospettiva giusta, però insomma... L'unico dubbio rimane da vedere se, però penso che non ce ne siano, perché c'era il dubbio che l'avesse toccata, che l'ultimo tocco fosse stato del difensore della Ternana, però credo che dall'inquadratura stretta sembra il tocco invece inequivocabilmente di Riccardo Maniero. Comunque poi il Pescara ha pareggiato ugualmente. Ci andiamo a sentire le dichiarazioni di Cristian Pasquato, sempre al microfono di Alfredo Giovannozzi, e poi andiamo in pubblicità.
un gol questo da incorniciare, oppure qui a Terni dicono che la colpa è anche del portiere. No dai, io ho tirato e è andata bene, ecco. Diciamo che non vedeva la palla e sono riuscito a mettergliela sopra la barriera e fortunatamente per noi è entrata. La cosa più difficile forse è stata quella di far scendere il pallone subito dopo la barriera, perché la distanza erano circa 18-20 metri, non di più. Ecco, calcolare la traiettoria e la forza di quel tiro non è stato facile. No, calciare le punizioni non è mai facile, è una cosa che mi piace e che comunque alleno e... Oggi è andata bene, ecco. Bisogna continuare su questa strada perché le palline native il giorno d'oggi sono fondamentali anche per riprendere o per vincere una partita. Ecco, invece nel primo tempo avete trovato qualche difficoltà, dettate più da voi che dalla Ternana, che non vi ha creato molti problemi. Cos'è che non ha funzionato? Ma forse siamo partiti un pochino timorosi. Ci può stare, è una cosa che dobbiamo sicuramente migliorare, anche perché il campionato è lungo, è difficile e non possiamo permetterci di lasciare punti per strada. Se non ci fosse stato quel calcio di punizione, sareste riusciti a pareggiarla la partita? Vabbè, questa è una domanda da 100 milioni. No? Se mia nonna avesse le rotelle. Non si può mai sapere, dai. Un esordio positivo, è arrivato a Pescara da qualche giorno, subito in campo e subito gol, non poteva esserci battesimo migliore. Sì dai, sarebbe stato ancora più bello con una vittoria, però per come si era messa la partita penso che vada bene così. E purtroppo si è infortunato Gianluca e quindi il mister oggi ha dato spazio a me. Sono contento, sento la fiducia dei ragazzi, so che qui si può lavorare bene e questo comunque... C'è una bella concorrenza in attacco. No, sì, ma la concorrenza non fa male, non fa mai male, anzi deve essere uno stimolo per noi perché siamo tutti bravi, possiamo giocare tutti i titolari e penso che questo sia un vantaggio per il mister, perché chi mette ha comunque delle certezze importanti. Ora ci vuole la prima vittoria però. Sì, dai. Ora venerdì abbiamo una partita tosta contro una delle ipotetiche vincitrici del campionato e speriamo e dobbiamo farci trovare pronti. Come with me. Eccoci rientrati, prima della pubblicità insomma avete sentito le dichiarazioni di Cristian Pasquato. Intanto tra Pro Vercelli e Catania sta succedendo di tutto, prima il pareggio del Catania che è rimasto anch'esso in 10, adesso il nuovo vantaggio della Pro Vercelli 3-2, chiudiamo la parentesi del Pescara, ma domani sera ovviamente come ogni lunedì avremo il classico appuntamento con Enrico Rocchi con Replay per parlare proprio delle vicende soprattutto in casa biancoazzurra. Apriamo quella della Virtus Lanciano, non è ancora pronto il servizio, allora commentiamo le immagini dallo stadio Guido Biondi. Eccole qua, uno stadio Biondi che riabbracciava il Lanciano dopo lo splendido campionato dell'anno scorso quando era guidato proprio da Marco Baroni, anche il Lanciano profondamente rinnovato con Nicolas tra i pali, Aquilanti, Trust, Ferrario e Mammarella in difesa. Eccolo qua il capitano Mammarella con il recuperato Zoboli per il Modena, dall'altra parte per Walter Alfredo Novellino, Vastola, Di Cecco e Paghera a centrocampo, Piccolo, Tiam e Gatto in attacco, Pinzoglio, ex biancoazzurro nel Modena che si schierava con un 4-4-2, Calapai, Gozzi, Zoboli e Rubin, Acostì, Salifu, Schiavone e Signori, Ferrari e il Diablo Granoce in attacco. Vedete il Lanciano soprattutto durante tutta la partita, diciamo, ha avuto una supremazia, questo è un diagonale proprio di Leonardo Gatto che tra un po' vedremo a dare anche in gol, questo invece è Piccolo. Ci prova il Modena con questa conclusione di Ferrari dalla distanza, nessun problema per Nicolas che abbranca. Di Cecco, verticale, il retropassaggio, la scivolata del difensore del Modena libera praticamente Piccolo, anticipato proprio sul più bello. Vedete ancora la verticalizzazione di Domenico Di Cecco con il piatto destro, la scivolata
del difensore del Modena, piccolo, e la chiusura di Carlo Pinzoglio. Questo è il gol, c'è il cross da parte di Aquilanti, la correzione di testa di Vastola che libera Gatto, che a cui servono due conclusioni per andare in gol. La prima di testa respinta da Pinzoglio, questo è l'inchino di Leonardo Gatto, vedete la girata di Vastola sul secondo palo, prima con la testa Gatto e poi con il destro per l'1-0. Punizione di Schiavone per il Modena, centrale senza problemi Nicolas che abbranca a terra. Ancora Virtus Lanciano, sempre da quella parte con Gatto, il pallone verso piccolo, il pallone che si alza troppo a tu per tu proprio con Pinzoglio, disperato piccolo, prova l'alleggerimento il Modena con questo colpo di testa in girata sempre di Ferrari, anzi di Zoboli, del capitano, alto sopra la traversa. Siamo già nella ripresa con la Virtus Lanciano che effettuerà anche il cambio al 59esimo, fuori Vassola, dentro Pinato, Gatto, pallone respinto, ma al primo minuto c'è già il 2-0 con anche qui con un'azione non pulitissima, ma l'importante insomma che la palla finisca in fondo al sacco. Gatto si libera di Schiavone, rientra sul destro, si libera ancora una volta il numero 23 del Modena e poi il rimpallo favorisce proprio Mamigno Babatiam per la stoccata del 2-0. Sempre Virtus Lanciano con questo colpo di testa di Pinato, alto sopra la traversa. Il Modena sempre timido in avanti, questa conclusione centrale ancora una volta bloccata da Nicolas. Modena che cerca di riaprire l'incontro a Costi, la conclusione parata in un tempo e mezzo da Nicolas prima dell'arrivo di Ferrario, che concede solo il calcio d'angolo. Ancora Salifu che era andato in gol settimana scorsa contro il Cittadella per Granoce, pallone largo, aperto troppo il compasso, finisce l'incontro l'arbitro Ghersini di Genova, che abbiamo imparato a conoscere soprattutto in Lega Pro, un arbitro giovanissimo, molto molto bravo, pone fine all'ostilità. 2-0 per la Virtus Lanciano sul Modena. Scendiamo negli spogliatoi dello stadio Guido Biondi, Roberto D'Aversa, tecnico dei rossoneri, ascoltiamo. Sì, diciamo che era importante il risultato, quindi a prescindere che sia stato il Modena, è importante perché la prima in casa ci tenevamo a portarla a favore nostro, con i tre punti ci siamo riusciti, e merito dei ragazzi che hanno fatto, penso, una prestazione eccelsa. Dopo Catania avevi puntato l'attenzione sugli aspetti da migliorare, mi sembra che la fase difensiva ti abbia accontentato in pieno. Penso che oggi non ci siamo disuniti come abbiamo fatto in qualche occasione a Catania, perché ripeto, bisogna dare anche merito alla squadra, non ci dimentichiamo che giocavamo contro una squadra retrocessa dalla Serie A dove sono rimasti quasi tutti, quindi è un potenziale non indifferente. E guardando la partita di oggi credo che le sbavature siano state minori, c'è stato comunque qualche errore che andremo a migliorare e a lavorarci su, però ripeto, finché ci sono degli errori sul campo, di episodi, si possono lavorare lì dove l'atteggiamento magari rimane questo e preferisco questo. Vedo quello che fanno i ragazzi durante la settimana e credo che questo gruppo ha qualcosa in più, perché lo ha dimostrato anche negli anni passati. E la fortuna del calcio, non mi stancherò mai di dirlo, è che purtroppo e per fortuna non sempre le squadre più attrezzate o più forti o con più nomi vincono, ma c'è la determinazione, c'è la voglia, c'è la volontà, ci sono tutte le componenti che in questo momento noi stiamo mettendo in campo e fa sì che facciamo risultato. Io la cosa, i confronti con le passate stagioni non ci tengo assolutamente, è chiaro che sono contento per loro, perché comunque il sacrificio durante la settimana viene ripagato per gli attaccanti con il gol, è l'unico motivo per cui vivono gli attaccanti. Mi dispiace per Antonio, però è già importante che ci sia trovato in quella circostanza dove ha fatto un allungo di 70 metri dopo aver fatto una fase difensiva, quindi per me non c'è assolutamente nessun problema. Finché i ragazzi non fanno una fase difensiva in questa maniera, non valuto la loro prova per il gol o non gol. Queste erano le dichiarazioni di Roberto D'Aversa. Mister, solo il fatto di non avere pressioni per la Virtus Lanciano, oppure questa società è brava a pescare giocatori
che insomma magari non godono all'inizio di grandissima pubblicità e poi invece se la guadagnano proprio a Lanciano strada facendo. No, il Lanciano adesso secondo me è una bella realtà, non è solo il discorso di pressione sicuramente. La società sta lavorando molto bene, è la dimostrazione che qualsiasi allenatore che alleni il Lanciano in questo momento sta facendo sempre bene, quindi è merito anche della scelta di certi ragazzi giovani e come dicevo prima ha la fortuna anche di avere 4-5 giocatori già che gioca a Lanciano da molto tempo e quindi questo aiuta molto all'allenatore, a qualsiasi. Una domanda, passare come ha fatto Roberto D'Aversa da un ruolo dirigenziale alla panchina, si vedono sempre più spesso questi casi, tu da allenatore insomma navigato, esperto, è così, cioè il salto vedendo Roberto D'Aversa non sembra così clamoroso? Sì, ma alla fine complicato. D'Aversa è stato sempre un giocatore, quindi a livello dirigenziale mi sembra che l'abbia fatto per un anno. Sì. Però io penso che lui già l'intenzione c'era che voleva fare l'allenatore, altrimenti non l'avrebbe fatto. Quindi gli auguro veramente di tutto cuore che possa fare un ottimo campionato, perché anche se non lo conosco di persona, mi sembra un ragazzo, una persona molto seria, anche da giocatore l'ha dimostrato, quindi sicuramente farà bene anche da allenatore. Allora, chiudiamo la parentesi Virtus Lanciano ricordandovi invece che martedì sera sarà la serata dei colori rossoneri con Alessio Giancristoforo, Virtus Style. Ci andiamo a vedere tutti i gol, gli altri gol ovviamente fatti salvi, quelli delle abruzzesi che abbiamo visto di questo pomeriggio e non solo, partendo da ieri pomeriggio. Eccoli qua, partiamo dal Francioni di Latina, questo è il gol di Ferdinando Sforzini per l'1-0 tra Latina e Crotone. Il Livorno vince, come detto, di misura grazie alla testata al 79esimo di Djokovic, dopo aver fallito anche un calcio di rigore con Cutolo. Passiamo alle partite di questo pomeriggio. Questo è il vantaggio, Carpi Varese, il vantaggio del Varese con Petkovic che scarta praticamente tutti, anche la porta, e poi deposita in fondo al sacco. Calcio di rigore di Mbakogu realizzato per il pareggio del Varese. Di nuovo in vantaggio il Varese con Neto Pereira per l'1-2, il nuovo pari del Carpi grazie a Poli. Subito dopo due minuti arriva anche il 3-2 di Gagliolo in controtempo preso il portiere del Varese, e poi il gol del 4-2 di Lollo che manda in visibilio la tifoseria del Carpi e anche, avete visto, Fabrizio Castori. Il Trapani vince 2-1 contro il Vicenza, colpo di testa di Terlizzi, poi il pari di Cocco per il Vicenza appena ripescato, e poi Pagliarulo per il 2-1, eravamo a 5 minuti dalla fine. Cittadella Avellino finisce 3-1, vantaggio Irpino con Castaldo su calcio di rigore. Passano due minuti però e il Cittadella impatta grazie a Michele Pellitzer. Eccolo qua, il gol del difensore, una maglia numero 5 del Cittadella. Vantaggio Veneto che arriva al 33esimo con Sgrigna, vecchia volpe insomma dell'area di rigore. Gran destro sul palo più lontano, niente da fare per il portiere dell'Avellino, che poi subisce anche il gol del 3-1 con questa rasoiata di Gerardi, non imparabile però, una bella conclusione. Virtus Entella va vicino al colpaccio con Marco Sansovini che dopo 3 minuti porta in vantaggio la Virtus Entella sul campo al Dall'Ara di Bologna. Bologna che pareggia nella ripresa grazie al solito Caccia, che insomma per queste categorie è sempre una garanzia, fa anche rima. Dunque finisce 1-1, Spezia Frosinone 2-1, calcio di rigore di Giulio Ebagua al 7° del primo tempo, altro calcio di rigore, stavolta per il Frosinone se ne incarica Daniel Ciofani, pallone che finisce in fondo al sacco per l'1-1, e poi il 2-1 è un bellissimo gol di Ciulina che rientra sul destro al vertice dell'area di rigore, pallone all'incrocio dei pali, finisce 2-1 tra Spezia e Frosinone. Vediamo il prossimo turno di campionato, ricordandovi che il Pescara anticiperà il suo impegno venerdì sera contro il Bologna. Avellino Spezia, Crotone Carpi, Frosinone Bari, Livorno Latina, Modena Pro Vercelli, Perugia Catania, Pescara Bologna, come detto venerdì sera.
sera, Trapani, Cittadella, Varese, Virtus Lanciano, Vicenza, Ternana e Virtus Entella, Brescia. Questo è il prossimo turno di campionato. Ora passiamo alla Lega Pro, note stonate, stonatissime verrebbe da dire per le due abruzzesi, sia per il Teramo che per l'Aquila. Cominciamo proprio dallo stadio Bonolis di Teramo, la sconfitta della formazione biancorossa 3-1 contro il Grosseto. Il servizio. Imbarazzante, l'aggettivo più che alla prestazione del Teramo è riferito ai tre gol che la squadra di Vivarini ha preso. L'esordio casalingo in Lega Pro con il Grosseto si è trasformato in un vero e proprio incubo, così come l'avvio di questo campionato. Prematuro parlare di crisi, ma non di situazione da tenere sotto controllo. La partita stenta a decollare, a cavallo del quarto d'ora il Teramo comincia a provarci con insistenza e Donnarumma a cercare la giocata, ma dopo aver trovato lo spiraglio per il tiro trova anche Mangiapelo pronto alla parata. Ancora Teramo al 28esimo su azione d'angolo, la battuta è di Di Paolo Antonio, il colpo di testa di Diakité, la parata di Mangiapelo. Quando il Teramo sembra aver preso in mano la partita arriva l'episodio che gliela strappa via, e il 28esimo, punizione magistrale di Torromino, la difesa biancorossa sta a guardare, Pickelman di testa svetta in beata solitudine e batte Serraiocco. Il gelo cala sul Bonolis, il Teramo prova a scuotersi ma i maremmani rispondono. Boron trova sulla sinistra una specie di autostrada e serve in piena area a Pickelman, l'austriaco è però anticipato da Diakité. Il riposo sembrerebbe far bene al Teramo, tanto è vero che la squadra di Vivarini pareggia in avvio di ripresa. Il gol è tutto di Donnarumma, che dalla destra prova a crossare in area ma la traiettoria che viene fuori è infida per Mangiapelo e la palla si insacca sul palo lontano. Il pareggio teramano farebbe pensare a una partita diversa, ma così non è. A quarto d'ora la Padula su punizione fa correre un brivido ai tifosi, sfiorando il bersaglio grosso, ma la partita riprende la strada della Toscana al 26esimo. Ancora una punizione di Torromino, ancora una dormita della difesa teramana, e questa volta sul secondo palo è piazzato Elez, da poco in campo, che con il piattone butta la palla in gol. È una mazzata per il Teramo che nonostante tutto ha anche la forza per reagire. Nel giro di pochi secondi prima Cenciarelli chiama Mangiapelo alla deviazione, poi Perrella gira alto da pochi passi. Ma la palla gol che varrebbe il pari il Teramo ce l'ha al 40esimo. Su azione d'angolo, dopo la torre di Perrotta, Donnarumma si ritrova a colpire di testa a non più di 2 metri dalla porta toscana. Questa volta la mira è sbagliata. Gol sbagliato, gol subito e il Grosseto al 90esimo chiude la gara. Perrotta perde un pallone incredibile sulla propria tre quarti e Torromino, dopo 2 assist, segna il gol che manda tutti a casa con la complicità di Serraiocco. Il Teramo sbraca e al 47esimo Nesco la palla del 4-1, ma calcia incredibilmente addosso al portiere del Teramo quando non avrebbe dovuto fare altro che toccare in porta. La vittoria del Grosseto è netta, anche se non proprio meritata pienamente. Per i biancorossi invece il fiato dopo 2 giornate comincia a farsi grosso. A Forlì sabato prossimo sarà già vietato sbagliare. Imbarazzante, ha detto il nostro Alfredo Giovannozzi. Ania, sei d'accordo? Insomma, tu ieri l'hai vista la partita. Imbarazzante. Il Teramo. Imbarazzante sicuramente sì, certi errori, anche perché si ripetono ormai dalla Team Cup contro il Sul Tirol. Lì si parlava di errori in ripartenza e quindi di gol subiti in ripartenza, qui si parla di palle inattive che forse non si sbagliano neanche in prima categoria al giorno d'oggi. È troppo presto per preoccuparsi, per parlare di crisi, ovviamente sì, però è il momento giusto per intervenire, onde evitare che poi ci si possa preoccupare in futuro, ecco. Il primo tempo di ieri è stato poi sulla falsariga di quello giocato a Pisa, un po' a volte troppo timidi, troppo timorosi, si è costruito ma non si è affondato il colpo. Di conseguenza quando poi non lo fai rischi di prendere gol, e se commetti errori come è successo in occasione del primo gol del Grosseto, Perrotta si lascia scavalcare dalla parabola, eccolo qui, eccolo qua. Prendi gol comunque da una squadra che ha la capacità di essere concreta. È vero che aveva soltanto una settimana di lavoro, perché il Grosseto è sempre stato un cantiere aperto. Sì, è questo che probabilmente suscita qualche perplessità, nel senso che il Grosseto, pur avendo, e ne avevamo parlato anche mercoledì, avendo delle ottime individualità, però c'è da dire che è una squadra che è stata costruita in corsa con parecchia fatica, è ancora un po' incompleta, ancora molti ragazzi, sì. Ecco, invece il Teramo è una squadra molto più strutturata, costruita
molto tempo fa. Per tempo, anche dal punto di vista fisico. Il Grosseto poi a un certo punto è calato, il Teramo invece comunque riesce a terminare bene la partita, si vede che stanno bene fisicamente. Anche a Pisa una settimana fa i toscani hanno chiuso con i crampi, mentre il Teramo correva ancora e giocava ancora, soprattutto nel secondo tempo ha giocato molto meglio. Però commettere certi errori non è neanche da squadra di Vivarini, perché le squadre di Vivarini hanno sempre subito poco in difesa. Adesso avere 9 gol, essere comunque la peggior difesa del campionato insieme alla SPAL dopo 2 giornate, non è una cosa di cui vantarsi ovviamente. Bisogna intervenire, bisogna lavorare, forse anche magari cominciare a pensare a un cambio di modulo. Cambio di modulo. Però in questo senso la difesa a 4, diciamo che è un dogma, non si tocca. No. No. Non si tocca, però ieri già in fase di possesso si è visto il 4-2-3-1, che quando starà bene Buonaiuto probabilmente diventerà il modulo di riferimento. Quando starà bene Buonaiuto? Secondo me tutti si augurano presto, perché forse più che per Rotta ha annunciato come il colpo dell'estate nel girone B di Lega Pro, forse Buonaiuto è il colpo del Teramo. È l'uomo che può far fare il salto di qualità, come ha detto a più riprese Vivarini, come ha detto anche Di Giuseppe in settimana. Ha ancora fastidio nel calciare, infatti ieri aveva anche una fasciatura, è entrato un quarto d'ora al termine, non sta bene, quando starà bene sicuramente darà quell'apporto al Teramo che necessita la squadra al momento. La difesa probabilmente ha subito anche l'assenza di Speranza e Caidi, perché non li ha mai avuti a pieno regime da inizio ritiro, hanno sempre avuto problemi. Sì. Quindi di conseguenza c'è anche questo peccato originale da non trascurare. Speranza rientrerà a Forlì, magari rientrerà anche Caidi dal primo minuto, ieri era in panchina. C'è da lavorare, sicuramente Vivarini da domani fino a venerdì si focalizzerà molto sulla fase difensiva. Tra un po' parliamo anche del prossimo impegno con il Forlì, che probabilmente è l'avversario in questo momento migliore da affrontare. Se non altro perché insomma è reduce da una sconfitta, ha anche qualche espulsione sul groppone che sconterà la prossima giornata. Ma come prende i suoi gol il Teramo? Per il momento il campionato sono 6. Andiamo a vedere questa clip, perché 5 dei 6 gol subiti quest'anno dalla formazione di Vivarini vengono da calcio piazzato. Questo è il primo, a Pisa, di Paci, calcio di punizione. E c'è un errore, vabbè, generale. Poi vabbè, ci sono 2 calci di rigore, noi li abbiamo messi solo per far capire che insomma vengono sempre da palla inattiva. I 2 calci di rigore di Rashid Darmà, sempre a Pisa. Poi ieri, calcio di punizione, colpo di testa al centro dell'area di rigore per il vantaggio di Pickelman, che salta più in alto di tutti. Ma quello che probabilmente forse è il più inquietante è questo qua. Vero mister, un calcio di punizione con Elez trovato libero sul palo lontano a una distanza siderale. Forse questo è il gol un po' più clamoroso, perché alla fine gli altri 2 già oppure succede, però questo qua forse per una difesa già schierata è un po' un gol un po' così. C'è la sensazione, vedendo le immagini, che probabilmente soprattutto sui calci piazzati questa difesa tenda ad arretrare un po' troppo e praticamente mettere gli attaccanti avversari troppo vicini alla porta. Vabbè, questo muoio non è che no, possa è dare una sensazione, ci mancherebbe. No, bisogna vedere in certe situazioni, innanzitutto la squadra avversaria, se ha dei giocatori che sono bravi sul gioco aereo, quindi più li porti dentro l'area più diventa pericoloso. Dopo bisogna vedere anche se uno avvicino l'area fa la marcatura a zona o a uomo, quindi sono delle situazioni diverse. Questo, insomma, intanto rivediamo i gol subiti dal Teramo, tra un po' andiamo in pubblicità, già fanno segno dalla regia che è ora di fermarsi. Parlavi di modulo, Ania, staffette sugli esterni, anche ieri Petrella subentrato, sono 4 uomini per due posti in realtà, potrebbe essere però questo in corso d'opera un vantaggio o uno svantaggio? Avere 4 persone per 2 posti vuol dire che 2
che due giocatori a settimana sono con il Bronx. Però è comunque una prerogativa di Vivarini, anche l'anno scorso l'ha fatto. Lui preferisce quasi sempre fare i due cambi nella ripresa sugli esterni, quindi di conseguenza inserire gente fresca. Ieri forse ci aspettavamo che giocasse titolare Petrella, perché comunque sta bene all'inizio campionato, salta l'uomo, sembra tornato il Petrella di un paio di stagioni fa, la stagione scorsa ha avuto qualche problema fisico di troppo. Lui si tiene sempre i due cambi sugli esterni. Di Paolo Antonio difficilmente partirà dalla panchina, comunque si sta dimostrando fino adesso prezioso sia sulle fasce sia a Pisa, è andato bene anche centrale. Di conseguenza non credo che ci saranno tanti cambi, l'unico cambio sarà Buonaiuto. Buonaiuto, quindi probabile che ci sia settimana prossima. Non lo so se Vivarini si sentirà già di cambiare qualcosa, ecco. Dipenderà molto da questa settimana. Sicuramente ci saranno dei cambi in difesa, perché uno tra Iachite e Perrotta rientrerà Speranza, sicuramente almeno all'inizio si siederà Perrotta. Se si dovesse sedere anche Iachite non lo sappiamo, dipenderà dalle condizioni di Caidi all'inizio, perché comunque è la coppia centrale di difesa della passata stagione, almeno da metà della passata stagione quando è partito Ferrani. Forse Teramo manca di concretezza in difesa, manca di esperienza, perché comunque va in campo una squadra con una media età molto bassa, si parla di 22-23 anni, e affronti una categoria in cui l'esperienza conta, certo, il suo peso. E quindi sono tutti fattori da tenere in considerazione, sui quali lavorarci, però è indubbio che l'organico, secondo me, è da primi posti. Sono d'accordo, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco con l'Abruzzo del pallone. With me. Come with me. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, abbiamo visto le immagini di Teramo Grosseto ieri pomeriggio, sempre ieri pomeriggio, sconfitta anche per l'Aquila, 2-1 in casa, al Cino e Lillo del Duca di Ascoli, il servizio. Doveva essere l'occasione del riscatto. La prima trasferta dell'Aquila di Pagliari si trasforma invece in un tonfo che fa rumore. Al del Duca finisce 2-1 per i marchigiani, in una partita caratterizzata da un primo tempo quasi esclusivamente di marca scolana e di una ripresa con un'Aquila più volitiva e pericolosa, risvegliata dal gol di Pacilli a pochi minuti dal 90esimo, a giochi ormai fatti. Bisognerà lavorare sodo in settimana per capire cosa non stia andando in questo inizio di campionato e trovare giusti correttivi, anche perché oltre al solo punto conquistato nelle prime due gare c'è da segnalare un gioco che non entusiasma e un gruppo che non sembra ancora amalgamato bene. La cronaca. Quinto minuto, subito il vantaggio dell'Ascoli. Berrettoni in area, tiro, raso terra in diagonale, Zandrini respinge corto, si avventa come un avvoltoio, Perez che deposita nella porta incustodita. 1-0 per i marchigiani e partita subito in salita. Al 25esimo ancora i bianconeri sugli scudi. Mengoni, tiro cross liftato dalla sinistra, contatto dubbio in area con Perez che reclama il penalty. L'arbitro lascia correre. Un minuto dopo prova a rispondere l'Aquila con Pacilli che dal limite esplode il sinistro che si spegne però sul fondo. Arriva la reazione dei bianconeri e questa volta fa ancora male. Lancio dalla gran distanza di Pirrone, scivola Zaffagnini, Perez ringrazia e a tu per tu con Zandrini lo fredda per la seconda volta di opportunismo. 2-0 e partita già ampiamente compromessa. L'Aquila non ci sta e al 37esimo ci prova con l'orgoglio di Ciccio Corapi, tiro dalla media distanza su cui si deve impegnare l'anni che ci mette i guantoni. Gli uomini di Pagliari provano a riprendersi dai due schiaffi presi ma sono sempre padroni di casa a fare la voce grossa. 2-0 e a fine primo tempo l'Aquila, che è stordita completamente dalla velocità e dalla tecnica dei ragazzi di Petrone, rientra negli spogliatoi. Ad inizio ripresa subito doppio cambio per Pagliari che cambia San Domenico e Perna, costretto ad uscire per un infortunio al gomito, ed entrano al loro posto Mancini e De Francesco con relativo cambio di modulo 4-2-3-1 con Pacilli prima punta e Corapi, Mancini e De Francesco a supporto. Al 12esimo la prima occasione della ripresa è proprio dell'Aquila. Mancini dalla sinistra, pennella al centro, Corapi in mezza spaccata, ci prova ma senza fortuna. Al 22esimo l'Ascoli ancora a caccia del 3-0, cross di Mostacchio, testa di Berrettoni, ottima la risposta di Zandrini. Pagliari fiuta la minaccia ma prova ad osare ancora di più, fuori per Petuini e dentro l'ultimo arrivato Ceccarelli per un 4-2-3-1, ancora più a trazione anteriore.
Ceccarelli si mette subito in evidenza, giocata a destra, cross che arriva sui piedi di Cora Piccollo, a botta sicura su cui si immola Gualdi che sporca la traiettoria. Grandissima occasione sciupata per il gol del 2-1. L'Aquila però il gol della bandiera lo trova, ma è troppo tardi, la firma è di quelle prestigiosi, Super Mario Pacilli, controllo volante sul lancio di Scrugli, controllo e sinistro in pallonetto che lascia bocca aperta il Del Duca, gol d'applausi, peccato che servirà solo per le statistiche. Pacilli ancora in cattedra, due minuti dopo, quasi allo scoccare del 90°, giocata a sinistra, magia e cross per Corapi che non ci arriva per poco. Finisce così, 2-1 per l'Ascoli, forse la reazione dell'Aquila è arrivata fin troppo tardi. Aia, l'Ascoli è la più seria candidata al salto. Insieme al Pisa, sì. Insieme al Pisa. Insieme al Pisa, sì, sarà una bella lotta tra le due. Però l'Aquila è rammarico di aver regalato un tempo ieri. Mm. Quindi di conseguenza quando cominci a giocare nella ripresa ti può andare bene il recupero oppure no. Corapi è un po' predicato nel deserto, mi è parso. Sì. Poi Pacilli ha trovato un gran gol. Mi ha fatto un po' sorridere amaramente quello che è successo la settimana scorsa, quando Pagliari si è messo in silenzio stampa. Mi è sembrato un po' di tornare nell'ambiente teramano, perché noi teramani siamo un po' catastrofici fin dall'inizio. Forse sono piovute un po' troppe critiche all'inizio per il 4-3-3 di Pagliari, criticato dai tifosi. Ecco. Penso che sia troppo presto per tirare delle conclusioni, sia per quanto riguarda l'Aquila, il Teramo, ma comunque in generale per tutti i campionati. Ecco. C'è da lavorare anche per l'Aquila, non è detto che non possa recitare un ruolo di outsider. Vediamo il prossimo turno di campionato per vedere insomma dove saranno impegnate le nostre. Abbiamo già detto di Forlì-Teramo, eccolo qua, la schermata della terza giornata, eccola qua, ancora Pontedera, Forlì-Teramo, Grosseto-Reggiana, l'Aquila contro il Prato che oggi ha preso una scoppola 1-4 in casa contro il Tutto Cuoio, insomma. Diciamo che almeno sulla carta non due impegni impossibili per le abruzzesi, Lucchese-Savona, Pisa-Gubbio, Pistoiese-Pro-Piacenza, e questa è una bella partita, San Marino-Carrarese, la SPAL in clamorosa difficoltà contro il Sant'Arcangelo, Tutto Cuoio-Ascoli, nel Forlì non ci sarà l'espulso Enrico Fantini, pensi che l'11 titolare al netto di Buonaiuto rientra o non rientra sia più o meno quello di ieri, oppure prevedi qualche rivoluzione dalla faccia? No, non prevedo rivoluzione, no. Prevedo accorgimenti in difesa. Se dovesse star meglio Buonaiuto probabilmente partirà a titolare lui, però si partirà sempre con lo stesso modulo, con il 4-4-2, e poi si vedrà, e poi il Teramo ritroverà anche un certo Mirko Drudi, che magari qualcuno è passato alla storia, una meteora. Esatto, una meteora. Per un mese, tre stagioni fa Teramo, sì. Poi ha firmato il contratto a luglio, poi ha rescisso ad agosto, ci sarà anche lui, però insomma è una gara in cui ci sarà da fare pochi calcoli per il Teramo, penso. Prima parlavi delle critiche, poi oggi nel pomeriggio leggevo qualche botta e risposta in salsa tutta più o meno abruzzese tra Cappellacci e Meluso, direttore, sì, sportivo e allenatore, anzi inverso, allenatore e direttore sportivo del Cosenza. Mister, questa Lega Pro unica con i tre gironi, si è tornati un po' all'antico ma spalmati su tre giorni, ti piace? Guardi, per me la cosa più giusta è che è ritornata alla semi-pro, diciamo, con i tre gironi. È come quando giocavo io. Quindi il nord, centrale. È normale che io penso che quello centrale è quello un po' meglio, migliore. Sì. Il girone sud sono squadre, secondo me, molto forti. Sì, ma per esempio, ti faccio un esempio, Sant'Arcangelo-Pisa alle 11 di mattina. Vabbè. Ecco, io là volevo arrivare. No, sono delle cose assurde, ma pure per me, per la B, la Serie A, se bisogna giocare al giorno, a mezzogiorno, sono le cose assurde, io penso. Le complicazioni, sì, solo per voi allenatori? Sì, ma a parte per l'allenatore, ma io penso anche per il tifoso. La mattina il calcio, la partita è bella, il pomeriggio o in notturna? Ma la mattina, a parte per il giocatore che alla fine t'abitui sicuramente, però non è mai quel clima di partite che possa essere il pomeriggio, la sera. Adesso va di moda in questo modo, quindi
Poi la grande novità di quest'anno, insomma, che sarà che sono visibili tutte quante le partite. Io esprimo, ho già espresso il mio personale giudizio, questa rivoluzione allontanerà il pubblico sia dagli stadi che da davanti ai computer, tablet, chi per loro. Scendiamo in Serie D adesso, oggi avvio del campionato di Serie D, ovviamente noi ci occuperemo del girone F dove sono impegnate le 5 abruzzesi. Vediamo intanto, facciamo un piccolo riepilogo dei risultati, perché il pari senza reti tra Fano e Castelfidardo, poi la vittoria della Viterrina 2-0, Celano che perde in casa 2-0 contro la Maceratese, il Matelica che perde al Polisportivo di Civitanova 1-0, pareggio per il San Nicolò 0-0 contro la Fermana, Giulianova Recanatese 2-1, Jesina Campobasso 1-1, Agnonese San Benedettese 3-3, Termoli Chieti 0-0. Maia, come valutare questa prima giornata di campionato? Due squilli, quelli di Amiternina e Giulianova, poi due pari per il San Nicolò e per il Chieti, l'unica sconfitta del Celano, però tutto sommato... Tutto sommato per l'abruzzese... Diciamo che è una prima giornata sufficiente. Eh sì, è andata abbastanza bene, di certo fa rumore la sconfitta del Matelica, sì, per lo squadrone che ha allestito con Pazzi, Ambrosini, con Vitone che è arrivato anche a far compagnia a Scartozzi. Fa un po' tanto rumore la sconfitta contro la Civitanovese. Le favorite sono loro, sono Matelica, c'è il Campobasso, c'è anche il Chieti, secondo me sono loro da tenere in considerazione di più rispetto alle altre. Poi ovviamente ci saranno anche le sorprese, ci può essere anche il San Nicolò tra le sorprese, sì. Epifani non lo ammetterà mai, no. Però lo pensa fermamente, pensa fermamente che il San Nicolò possa essere la sorpresa del campionato, anche perché comunque già l'organico della passata stagione era da Serie D, ci sono stati degli innesti per limare la rosa in meglio, con Bisegna, con Stivaletta, con due giovani del Pescara, quindi di conseguenza sulla carta le potenzialità ci sono. Senti, ma ti faccio una domanda cattiva, secondo te sei seduta a fianco al prossimo allenatore di Giulianova? Secondo me sì, però dipende da lui, dipende tutto da lui. Glielo chiediamo, Misa, perché insomma si era partiti con De Feudis, poi c'è stato questo addio di De Feudis alla panchina del Giulianova, tra un po' vedremo il servizio proprio di Paolo Renzetti di Giulianova Recanatese, si fanno tanti nomi oggi, in panchina c'era solo c'era una coppia ad interim, però tra i nomi usciti c'è cioè quello di Izzotti per esempio, e poi quando si parla di Giulianova il tuo viene poi sempre. Bene, io abito a Giulianova, io vado tutte le domeniche a vedere il Giulianova, quindi è normale che se ne parla, però non lo so, ci sono tanti candidati alla panchina del Giulianova, quindi io rimarrò sempre. Non ti farebbe piacere però ritornare? Ti farebbe piacere risiedere? Il discorso è questo, che per ritornare a Giulianova è normale, devo essere sicuro di certe situazioni. Che sia un progetto convincente, sostanzialmente. Un progetto convincente, anche perché il calcio su certe cose lo vedo in un modo un po' diverso, quindi un po' tipo più di programmazione, però ci sono delle difficoltà adesso un po' in tutti i posti e quindi c'è da riflettere se dovesse fare una trattativa con me personalmente, perché a parte la vittoria di oggi, non è questo, perché il campionato è lungo, quindi i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, il campionato uno si trova la prima domenica di campionato, quindi non è questo. Però anch'io è normale, per un ritorno a Giulianova dovrei avere la sicurezza, ma non la sicurezza perché non è che io debbo fare carriera. No. Su certe situazioni, non lo so, sarà molto difficile, però può succedere di tutto. Domani ci dovrebbe essere un incontro, dovrebbe sciogliere alcuni dubbi su chi sarà a sedere sulla panchina del... Io sarò sempre a vedere la partita, questo è sicuro. Questo è sicuro, dagli spalti o da... No, io guardi, io ti dico la verità, io pure l'anno scorso, no, guardi, io sono... penso come ognuno di noi, è normale, dopo ci sono... delle volte che vado a vedere altre partite, però io vado a Giulianova e non sono il tipo che mi permetto di criticare l'operato di una società, perché in questo momento sono delle grosse difficoltà un po' in tutti i posti,
Se ha la fortuna, io penso che Giulianova il momento diciamo peggiore per noi è iniziato dopo Quartiglia e Mastella Riva. Da lì iniziò i guai del Giulianova a livello societario. E dopo si è tirato avanti così, però io la vedo più una programmazione riformando un po' tutto da sotto, dal settore giovanile in generale. E quindi settore giovanile pluridecorato, lo ricordiamo. Sì, senza la dimostrazione che c'è un po' di Giulianova, attualmente sono sorte 3-4 scuola calcio. È giusto che si facciano un momento. Anche a te. Io non critico il fatto, per l'amore di Dio, va fatto. Però io, società del Giulianova, è normale, cercherei di creare con queste scuole calcio una collaborazione che i migliori di questi ragazzi vanno al Giulianova Calcio. E quindi per ritornare a fare un settore giovanile come era Giulianova, che con massimo rispetto per l'Abruzzo, Giulianova siamo stati i primi. Esatto, infatti perciò dicevo pluridecorato. Ecco, allora, quindi, da sera infatti parlavo proprio con Nicola Tribuiano questo fatto. Quindi, perché altrimenti non avremo futuro, vivremo la giornata, oggi farai la squadra, quindi e in più di cercare, se dipendesse da me, di fare una squadra con 6-7 elementi di un certo spessore, perché alla fine per far crescere dei ragazzi bisogna avere sempre quei 4-5 giocatori di un certo spessore. Torniamo al discorso che dicevamo prima. Ma il discorso vale a tutte le latitudini. In tutte le categorie, guarda Lanciano, ad esempio. Sì, sì. No? Se io sono, ma a parte i meriti, lo sto dicendo, società, sì, la sì, scelta sì. Dei, come diceva la signorina, sa, non c'è molta pressione, non c'è grande responsabilità, diciamo, tipo come Pescara, perché giustamente certo. La pressione è maggiore, ma se, però quindi è importante questo fatto di un'ossatura di squadra per far crescere anche i ragazzi, perché sennò spesso adesso sai che è all'incontrario, i ragazzi devono aiutare quello più esperto, nel senso il giocatore di esperienza è importante in un campo se è valido, allora aiuta a far crescere il ragazzo. E Giulianova secondo me deve ritornare su questo discorso, altrimenti sì, se viva la giornata oggi farà per me di ripreparare questo fatto qua. Io parlo un momento, io parlo da Giulia se non parlo da allenatore. Sì, assolutamente. Intanto per oggi è arrivata una vittoria e rimonta contro la Recanatese. Paolo Renzetti. Dopo una settimana condita da polemiche, colpi di scena e culminata con le dimissioni del tecnico Michele De Feudis, a Giulianova la parola è passata oggi al campo con una vittoria beneaugurante per il futuro, in attesa di tempi migliori. Al Rubens Fadini l'esordio vede i giallorossi opposti all'Ostica Recanatese, che uscirà con le ossa rotte 2-1 il finale per la formazione di casa. In casa giuliese c'è il cartello dei lavori in corso con Giulio e Torre in panchina a fare da traghettatore in vista dell'ufficializzazione del nuovo tecnico con Domenico Izzotti favorito. La gara disputata in un pomeriggio molto caldo vede due squadre propositive. Inizio arrembante dei padroni di casa per l'occasione in maglia blu. Al secondo Mariani su punizione alza troppo la mira. Passano 2 minuti e i 600 tifosi giuliesi gridano al gol, ma dopo un'azione iniziata sempre da Mariani è Romano a tirare quasi a botta sicura con un difensore marchigiano che salva sulla linea. Mariani, il migliore dei padroni di casa, ci riprova al decimo ancora su punizione, chiamando però Verdicchio ad una parata facile. Solo Giulianova con Romano protagonista anche al 14esimo con un controllo spalle alla porta e tiro insidioso che termina di poco al lato. La Recanatese esce dal guscio al 19esimo con un tiro centrale di Marolda che poi al 23esimo lascia il segno segnando il gol del vantaggio della sua squadra. Gara che si fa in salita per il Giulianova che al 28esimo si rivede in avanti con Mosca che di testa in area alza troppo la mira. Al 34esimo arriva il meritato pareggio dei locali con Ferrante che di testa su angolo di Mosca fa 1-1 saltando più in alto di tutti. La Recanatese non ci sta e si rende pericolosa al 36esimo con un tiro di Di Julio salvato quasi sulla linea da Sciamanna prima di un tiro insidioso di Galli parato da Falso. La ripresa vede al 14esimo la prima occasione abruzzese ancora con Ferrante che sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo non riesce però a bissare il gol del primo tempo. Il caldo condiziona le due squadre che hanno maggiori difficoltà a proporre gioco e così bisogna attendere il 36esimo per vedere un'occasione targata a Giulianova con Mariani, sempre lui che su
calcio di punizione, chiama Verdicchio al salvataggio in calcio d'angolo. Il finale di gara regala però una sorpresa con un rigore per il Giulianova concesso per fallo di Rovrena su Ferrante e trasformato al 40° di Romano. Per il Giulianova va bene così. È andata molto bene, abbiamo avuto solo una parentesi di confusione appena abbiamo subito il primo gol, che sinceramente non era meritato, però poi i ragazzi sono stati bravi a rimettersi subito a posto. Volevo sottolineare il fatto che tutto quello che è stato fatto oggi dal punto di vista tecnico-tattico soprattutto è tutto merito di Michele De Ferris, non certo mio, perché ha lavorato veramente bene finora. Tortorice Dio, quello che siamo riusciti a dargli è solo per oggi quello dal punto di vista caratteriale, qualcosa dal punto di vista caratteriale che i ragazzi hanno appreso benissimo e hanno messo in pratica durante la partita, facendo una partita dal punto di vista caratteriale strepitosa. Beh, per quello ho visto negli altri 90 minuti, sicuramente il Giulianova ha avuto l'atteggiamento giusto e voleva questa vittoria, ha già creduto, ha lottato su ogni pallone e ci ha messo in difficoltà in qualche circostanza. Avevo detto ai ragazzi un po' com'era l'ambiente qua a Giulianova e nonostante le voci della settimana, per noi erano sicuramente motivi di disturbo e mi aspettavo questo tipo di partita, così è stato, non siamo stati bravi a dare delle risposte importanti per portare via il risultato positivo. Questo è il servizio di Giulianova Recanatese, tra pochissimo Termoli Chieti, il servizio è già pronto, però leggiamo qualche messaggio perché siamo quasi in chiusura. Allora spazio a chi ci scrive da casa, forse. Tra un po' li vedremo i messaggi. Allora, eccolo qua. Vorrei un parere di mister Giorgini sul Chieti, se lo vede da promozione. Vedi da promozione il Chieti, mister? Giustamente dice, una giornata di campionato, non era nemmeno a Termoli. Prima giornata, non è... Tra un po' te lo facciamo vedere allora il Chieti. Vabbè, non lo so, anche perché sinceramente io non so le altre squadre come... Perché... Certo. Se io penso che qua, ho sentito il discorso dei risultati della vittoria della Civitanovese, sì, contro il Matelica. Ma Civitanovese secondo me sta prendendo parecchi giocatori. Dopo bisogna vedere se va fino alla fine. Certo. Perché ne sai, interregionale succede queste cose. Sì, sì, poi nel mercato, insomma, nella finestra invernale succede un po' di tutto. Il Chieti sono, per quello che conosco, io conosco Del Grosso, Maschio, Esposito è un giocatore che in questa categoria fa la differenza. Certo. Questo l'ho visto giocare a Giulianova, dopo gli altri non li conosco, quindi non posso dare un giudizio. Altri messaggi? Ce ne abbiamo? Buonasera, ciao Jacopo, era ora che ricominciavate, sempre Forza L'Aquila. Ciao Massimiliano, io a Massimiliano continuo a proporre l'invito, io lo voglio ospite in trasmissione, prima o poi ce la farò, Massimiliano, ad averti qua perché ti voglio assolutamente conoscere. Comunque grazie, continua a seguirci. Altri messaggi? Centrale di difesa e un terzino sinistro servono come il pane, non scherziamo. E poi Serraiocco non esce mai, non richiama la difesa, a cui non dà alcuna sicurezza. E ora prende gol anche da distanze siderali, ma non dovevamo prendere un portiere esperto? Dispiace per Narduzzo e Tonti che non meritavano questo trattamento. Mi spiace dirlo, ma un po' di panchina non gli farebbe male a Serraiocco. Comunque, sempre Forza Teramo. E grazie Presidente. Ania, ce la fai a commentarlo in 20 secondi? Questo a detta di Giuseppe il mercato adesso è chiuso. Anche su Narduzzo e Tonti. Cioè, non tanto su Narduzzo, quanto su Tonti che è arrivato in estate, doveva essere se io fossi lui non sarei molto contento, infatti pare che abbia manifestato la volontà di andare via prima della fine del mercato. Sicuramente uno dei due, tra Narduzzo e Tonti andrà via a gennaio. Adesso dovrà essere bravo Vivarini a gestire i tre, che comunque sono tutti e tre portieri forti. Io non penso che Serraiocco, tornando da Brescia, accetterebbe mai la panchina. Assolutamente. Altri messaggi? Sono un tifoso del Chieti, mi dispiace per l'Aquila che ha perso. Speriamo che il Chieti risalga in Lega Pro, così ci rincontreremo. Noi ce lo auguriamo. Sono sicuro si rifaranno gli aquilani alla prossima partita. Fabio da Chieti, tifoso anche della Magica Roma. Ah, è quest'anno, mi ricordo di Fabio che è tifoso sia del Chieti che della Roma, e l'anno scorso voleva lo scudetto per la Roma e la Lega Pro per il Chieti. Fate vedere le immagini del Chieti, ti accontentiamo subito, giusto il tempo di terminare. Non so se sono terminati i messaggi, c'è un altro. Visto il calcio spezzatino di quest'anno, potremmo proporre al presidente una partita all'alba. Ci arriveremo anche alle 2:03. Ci sta lavorando. Alle 2:03 di notte noi saremo ovviamente qui con l'Abruzzo del pallone, con il cornetto e il cappuccino.
alle 7 di mattina. Giustamente diceva il nostro amico da casa, fate vedere il Chieti, Termoli Chieti, finita 0-0, ci spostiamo al Cannarsi, il servizio della partita. La banda Termoli, quella dei giovanotti, quelli degli under, ferma la marcia del Chieti nella prima giornata del campionato nazionale dilettanti. L'esordio è più che mai positivo per il gruppo di Mister Lillo Catalano. Di fronte c'è il pubblico, quello delle grandi occasioni. Arrivano in tanti da Chieti per il gemellaggio con i tifosi del Termoli. Dall'altra parte il pubblico giallorosso risponde alla grande, si stringe vicino ad una squadra imbottita di ragazzi di cui Ruggeri ne è praticamente il capitano. È l'uomo guida, è un Termoli bello, ben messo in campo da mister Lillo Catalano, che fa di necessità virtù, riesce a rispolverare il meglio dai giocatori veterani e riesce a tirar fuori il meglio anche dai più giovani. Pronti via, 40 secondi, il Termoli trova il gol, cross perfetto, deviazione di mano di Maiorano, la testa vincente di Pozziello, il direttore di gara però vede la mano di Maradona e c'è il giallo per Maiorano, che si è aiutato con un braccio nel mettere in area il pallone, ha visto tutto il direttore di gara lì a pochi passi e gli ha mostrato il giallo. Un buon Termoli che ha di fronte però anche Esposito, la prima conclusione del San Martinese al quinto, il suo diagonale si spegne sul fondo, Termoli che suona le danze, gioca meglio del Chieti che comunque è sempre per minuto numero 25, Maiorano si presenta tu per tu con l'estremo difensore Schina che gli va a chiudere praticamente lo specchio della porta. Risponde il Chieti, ancora un giro di lancette, minuto numero 26, Esposito ubriaca la retroguardia al Termoli, va alla conclusione, il suo piattone viene appoggiato all'indietro da Sorianello per il portiere Natali. Dicevamo del Termoli, minuto numero 29, costruisce Pozziello, palla in mezzo, Maiorano la sponda per il siluro da parte Francese in corsa. C'è il portiere Schina che agguanta praticamente il pallone, minuto numero 29, il pallone in area di rigore, la girata precisa da parte di Ruggeri che si era sganciato dalle retrovie, la palla che viene deviata in calcio d'angolo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, tutti aspettano il Chieti, invece vedranno solo e soltanto il Termoli. Si incomincia al quarto con Simonetti che ci prova dalla media distanza, trova il varco in due tempi, il portiere Schina fa suo la sfera, minuto numero 19, il Termoli inserisce Di Fortunato dal suo lancio da calcio d'angolo, il colpo di testa di Fulvio fa gridare al gol, ma la sfera si spegne sul fondo. Di Fortunato detta i tempi con il suo ingresso in campo, quel minuto numero 33 va a lottare come un guerriero su un pallone, favorisce la conclusione dal limite di Francese con la sfera che termina alta sulla traversa. Il Chieti si vede solo nel finale, prova a reggere l'urto di un Termoli che forse meritava qualcosa in più. Nel finale il cross perfetto dalla destra, il colpo di testa in corsa da parte di Giron con la palla alta sulla traversa, finisce 0-0, va bene al Chieti, va forse meno al Termoli, ma va bene anche per la formazione giallorossa che inizia con il piede giusto, confermandosi dopo la bella vittoria di Coppa Italia. Queste le immagini di Termoli Chieti, nel finale avete visto insomma quanta gente, ci fa veramente tanto piacere, quanta gente, quanti tifosi neroverdi si siano oggi pomeriggio trasferiti verso il Molise per seguire la formazione neroverde di Donato Ronci. Vediamo il prossimo turno di campionato, sarà la seconda giornata, Campobasso a Miternina, Castelfidardo Agnonese, subito un derby. All'Angelini Chieti contro Celano, Maceratese Fano, il Matelica cercherà il riscatto proprio contro il Termoli, Recanatese Fermana, San Nicolò Jesina, occhio perché insomma oggi la Jesina ha messo in grosse ambasce il Campobasso, bella partita a San Benedetto tra San Benedettese e Giulianova, tra un po' voglio il parere del mister, Vispesaro Civitanovese, uno dei tanti derby marchigiani, insomma le squadre marchigiane quest'anno a livello numerico la fanno da padrone, mister, San Benedettese e Giulianova, una partita insomma da vedere, quantomeno per il blasone e la tradizione di queste due squadre. Ma sicuramente la tradizione c'è, le squadre non è quella di prima sicuramente. Beh sì, certo. Però la San Benedettese, sono due giocatori che io avevo con me con la Ternana, Tozzi Borsoi e lo Stoppo. Tozzi Borsoi oggi espulso. È già una cosa importante perché penso in questa categoria, anche se con qualche anno fa la differenza sicuramente. E quindi io adesso gli altri non so, le formazioni non lo sì, so. Sì, no, vabbè, ci sarà te, insomma. Però sicuramente la San Benedettese farà una squadra, un'ottima squadra, anche per la... il pubblico a San Benedetto risponde, insomma, non è una piazza interregionale, insomma.
San Nicolò Jesina, Ania, che partita sarà? Nicolò Jesina sarà un bel banco di prova già per Epifani, secondo me, e per la sua squadra, perché appunto la Jesina oggi ha messo un po' sotto il campo basso. Serviranno, a parte che mercoledì ci sarà anche l'impegno in Coppa Italia per Epifani, e la sua squadra servirà, se davvero vuole recitare un ruolo comunque da protagonista in San Nicolò, subito, serviranno subito i tre punti, ecco. Da non perdere anche il derby, avete visto Chieti-Celano. Siccome siamo davvero in chiusura e sono arrivati dei messaggi in extremis, allora zona Cesarini li leggiamo. Serraiocco, tornando a Pisa e agli anni scorsi, non sarebbe ora che cominci a tuffarsi sui rigori? Che ne pensate? Gli anni scorsi stesso discorso, cioè non si tuffa sui rigori. Però davanti aveva Armà che non aveva sbagliato uno, quindi comunque bisogna fare il paragone anche con chi è davanti. È vero il discorso di chi scrive, ma è vero anche... che davanti aveva Rashid Armà, che è stato un po' nel radar del Teramo in estate. Sì, è stato un po' nel radar come altri, poi però è sparito dal radar. È sparito dai radar del DS. È vero che ci sono stati diversi no, comunque per giocatori che hanno scelto poi di andare in Serie B, quindi non è stato un no al Teramo in quanto Teramo, ma perché hanno scelto qualcosa di meglio, ecco. Altri messaggi? Mister Giugino, ci sarà il nuovo Mister Giugino, abbiamo appena parlato. Chi sarà? Mettiamo che Francesco Giorgini non sarà il prossimo allenatore del Giulianò, immagino, se tanto mi dà tanto, voleva sapere questo. Supponendo che magari Francesco Giorgini non sarà allenatore del Giulianò, secondo... Se non sono io, non lo so chi sarà, ce ne sono tanti in giro di allenatore, quindi non lo so. Però quante percentuali dà Francesco Giorgini a se stesso di essere il prossimo allenatore? 40, 30, 50? Ma no, io... Non ti sbilanci, no. Vale il discorso fatto prima. No. Ti dico subito, se io ho l'incontro con la società, con tutta la società però. Con tutta la società? No, ci tieni a precisare. Sì, se c'è tutta la società, si parla, perché nel calcio bisogna anche parlare. È un pubblico appello. Eh? È un pubblico appello. Eh sì, è un pubblico appello. Certo che se così dovesse essere, il primo impegno... abbiamo visto, San Benedetto sarebbe... No, ma il Giulianova c'è San Benedetto e Fano, due trasferte, come dicono che pure il Fano... Dicono. Fano è un'ottima squadra. Io adesso non lo so, però il campionato è lungo, non è che si decide adesso il campionato. Il campionato sono delle squadre che noi un anno, dicembre, stavamo quart'ultimo in classifica, addirittura facevamo i play-off e ritorno. Quindi ancora una volta il primo in classifica, il mese di gennaio, retrocesse dalla B. Calcio non è quello. Secondo me bisogna preparare le basi di una squadra, perché come in tutti i campionati, certo. Come, giustamente, come diceva prima l'allenatore Pescara Barone, non si può pretendere che magari adesso gli arrivano tutti questi giocatori, qualcuno non è in condizione, l'amalgama di una squadra, quindi sono tante cose e quindi vedremo. Vedremo. Se non ci sono altri messaggi. Forza Agnonese, forza Emanuele Pagliuca e buon campionato a tutti, scrive Carcarlo. Immagino non sia Pravettoni, però insomma, questo incitamento di un tifoso dell'Agnonese. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio Francesco Giorgini, grazie mister, e in bocca al lupo se dovessi o non dovessi essere... Se no in bocca al lupo al Giulianova. Assolutamente, a tutte le squadre abruzzesi, grazie ad Aria Cantagalli. Grazie a voi. Buon campionato anche a voi. Io vi ricordo, settimana prossima torna l'Abruzzo del pallone, al mio posto vedrete Paolo Renzetti. Gli appuntamenti della settimana: domani sera replay con Enrico Rocchi a partire dalle 21, trasmissione insomma legata ai colori biancazzurri del Pescara. La sera dopo, martedì, Virtus Style con Alessio Giancristoforo per parlare di questo ottimo avvio della Virtus Lanciano. Mercoledì sera Andrea Costantini per pro e contro Lega Pro e Serie D, e poi sabato ci sarà diretta stadio dedicata alla Serie B, come l'avete vista nel formato, per chi ci ha seguito nel pomeriggio, nel formato dedicato a Pescara e Virtus Lanciano. Domenica invece avremo una sorta di primo esperimento, sapete insomma che il nuovo editore di TV6, Quintino Pallate, che ringraziamo anche per il ritorno, l'avvio di questo progetto dell'Abruzzo del Pallone, è anche editore di Telemolise, allora avremo un contenitore tutto dedicato alla Serie D con i collegamenti di
praticamente da quasi tutti i campi, ovviamente riguarderà anche le formazioni abruzzesi. L'Abruzzo del pallone torna invece domenica prossima, sempre in diretta, sempre su TV6 alle ore 19. Buona serata.